Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Torniamo a noi però, questa è una frase che denota una preoccupazione reale. Cioè, persino Berlusconi, che ha rallacciato i rapporti con Putin, si scamba le bottiglie, casomai gli viene propinata una versione un po'... Mi dia qualche attimo. Non credo che Berlusconi sia uno sprovveduto o un ingenuo che non possa valutare le versioni. Deve partire da qual è l'impostazione mentale e politica di Berlusconi. Berlusconi non è un uomo di guerra e di scontri, è un uomo di pace, sia sul profilo della politica italiana, sia sul profilo internazionale. Parlano i fatti. Quando ebbe potere e possibilità di influenzare la politica internazionale, fu accolto con standing ovation al congresso americano con un discorso passato alla storia in cui rivendicò la sua posizione filoamericana. Fece a Pratica di Mare nel 2002 un summit internazionale spiegando: la Russia è uscita da una decina d'anni, poco più, dal comunismo, è un paese complicato, che non ha una consuetudine con i metodi democratici simili a quelli occidentali, integriamola nel contesto internazionale, avviciniamola alla NATO, all'Unione Europea. Questa era la visione berlusconiana. Il vertice di Pratica di Mare fu un successo, poi le cose politiche sono andate diversamente, nessuno ha coltivato quella... Berlusconi non voleva nemmeno fare la guerra alla Libia perché riteneva un errore ammazzare. Ma se no sembra che stiamo parlando di un agente del KGB. Ma capito, però nel frattempo Putin ha invaso l'Ucraina, cioè, tutto vero, ma... Difatti Forza Italia nel Parlamento europeo con Berlusconi, nel Parlamento italiano, ha preso tutte le posizioni di sostegno all'Ucraina, a Conte che ci critica. Io ho fatto il relatore del primo decreto di invio delle armi all'Ucraina in Senato e siccome l'elenco delle armi era segretato e solo il COPASIR lo poteva esaminare, io non ho manco chiesto al ministro Guerini, da relatore, fammi vedere l'elenco delle armi. Da parlamentare ho fatto il relatore condividendo la politica e Forza Italia mi ha detto dobbiamo fare questo. Berlusconi ha votato al Parlamento europeo, Conte non vuole mandare le armi, quindi Conte vuole che gli ucraini si prendano i missili in testa e gli mandiamo dei WhatsApp. Quindi giudizi morali ed etici da Conte non ne prendiamo. Dopodiché Berlusconi vorrebbe che ci fosse un mondo di dialogo, di pace. Sta facendo una ricostruzione storica. La ricostruzione storica non la faccio io. Mi sono portato un libro che in questi giorni sto leggendo, Giorgio Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina. Il territorio dell'Ucraina da secoli è oggetto di contese e di una egemonia russa, anzi l'Ucraina all'inizio, Kiev, era una capitale storica. Ma che sta facendo un discorso da storico Berlusconi con i deputati? Allora, io... non lo so se mi va a proseguire. Allora, le voglio dire che c'è un piano della storia e un piano della cronaca. Sul piano della cronaca bisogna essere contro Putin, contro l'aggressione, mandare le armi. Questo ha votato, ha fatto e ha detto Forza Italia. Sul piano della storia, anche noi che veniamo qui spesso, lei ci invita, quante volte abbiamo parlato in questi anni delle guerre del Donbass, dei 14.000 morti tra russi e ucraini? Ce ne siamo fregati come comunità internazionale, abbiamo lasciato marcire questo conflitto che dura da secoli, perché non è una vicenda di oggi, e forse bisognava intervenire prima, bloccando i russi, mettendo tutti intorno a un tavolo. Quindi noi dobbiamo sostenere gli ucraini. È un grande narratore. Poi qualcuno deve affrontare sul piano della storia i problemi allora, che ci io sono. Io mi fermo come un istante, però, Gaspar, la devo fermare come un attimo, la Palestina perché Israele, non è perché che lei mi sta portando.